Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo episodio delle curiosità di Clash of Clans. Nel video precedente abbiamo visto il barbaro, quindi oggi tocca all'arciere, che è una truppa che a me personalmente piace molto, siccome si può utilizzare per il farming, perché prende l'estrattore anche all'interno delle risorse, si può utilizzare per le guerre, perché è un ottimo tappabuchi, e ogni tanto ci permette anche di pararci il culo, perché sarà capitato un po' a tutti di riuscire a fare il 50% con l'ultimo arciere. Come possiamo immaginare, l'arciere è la truppa più addestrata su Clash of Clans. Oltre ai motivi che vi ho detto poco fa, si potrebbe anche aggiungere il fatto che occupa uno, quindi si addestra in quantità rispetto alle altre truppe, costa meno, quindi quando sei in difficoltà e sa poche risorse sicuramente la si utilizza, ma soprattutto è una truppa che si sblocca molto presto all'interno del gioco, quindi fin da quando si è dei principianti la si può utilizzare senza problemi. Le statistiche mostrano anche l'arciere come truppa più donata e più richiesta all'interno dei clan. Questo vuol dire che la Supercell ha pensato bene di fargli un regalino, infatti ha deciso di alzare il costo di questa truppa sia per quanto riguarda l'addestramento sia per quanto riguarda il suo potenziamento. Basta vedere nel mio caso i barbari e l'arciere che sono di livello 6, il barbaro lo pago 200 unità di elisir, l'arciere lo pago 400 unità di elisir, ovvero il doppio. Ancora peggio per quanto riguarda potenziamento, se io volessi portare il barbaro dal livello 6 al 7 lo pagherei 6 milioni, che comunque è tanto, ma se volessi portare l'arciere dal livello 6 al 7 lo pagherei 7 milioni e mezzo di elisir. Passiamo adesso a delle curiosità che riguardano l'aspetto dell'arciere, che praticamente cambia per tutti i livelli tranne il 2 e il 4. In molti avrete notato che uno dei cambiamenti principali riguarda i suoi capelli, che praticamente dal livello 1 in su tendono a passare da rosa a tonalità sempre più accese di viola. Quello che non tutti hanno mai notato riguarda il livello 5, che sotto il cappuccio verde nasconde di nuovo, per qualche strana ragione, i capelli del livello 1. In realtà per alcuni è già stata una curiosità sapere che l'arciere di livello 5 ha praticamente un cappuccio verde, non ha i capelli verdi. E ogni riferimento logicamente ai membri del clan è puramente casuale. Io stesso non avevo mai notato una cosa abbastanza scontata, abbastanza evidente, ovvero che l'arciere ha un mantello. Ebbene sì, si vede chiaramente, ma non ci avevo veramente mai fatto caso. Questo mantello, un po' come l'elmo per il barbaro, a livello 6 diventa nero. Sempre a livello 6 l'arciere inizia a indossare anche una piccola corona, che non tutti sanno, a livello 7 cambia. Stessa cosa vale per il mantello citato in precedenza, anche a livello 7 cambia. So che possono sembrare delle curiosità un pochettino banali, ma se ci pensate, dietro a ogni piccola modifica ci sta del lavoro di uno sviluppatore e molto spesso manco si notano. Toccando l'accampamento il cui interno sono presenti degli arcieri, questi ultimi cominceranno a fare un'animazione alzando 3 volte il pugno verso il cielo. Come questa ci sono anche altre curiosità che abbiamo visto nel video precedente che riguardano il barbaro. Io direi di racchiuderle tutte in una curiosità unica. Prima del 16 settembre 2014 il livello più alto per l'arciere era il livello 6. Dopo il 1 luglio del 2015 il costo dell'arciere è stato modificato. Se andiamo a sommare gli accampamenti maxati, la regina maxata con l'abilità e il castello del clan maxato, riusciamo ad utilizzare in un solo attacco la bellezza di 295 arcieri. Una curiosità che vi potrà tornare utile riguarda il rapporto tra arciere e mortaio. E infatti il mortaio ha una zona morta, ovvero quell'area rossa all'interno della quale non può sparare. Dovete sapere che questo raggio è inferiore a quello dell'arciere, quindi qualunque numero di arcieri, detto in parole povere, può perdere in qualunque situazione contro un mortaio, perché l'unica soluzione per vincere in uno scontro mortaio-arciere è schierare l'arciere direttamente all'interno di questa zona rossa oppure fare in modo che il mortaio spari da un'altra parte. Oltre ai cambiamenti che riguardano l'aspetto dell'arciere, con l'aumentare dei livelli cambia anche l'aspetto delle frecce che vengono scoccate. A livello 1 e 2 utilizza frecce normali che vediamo anche nelle foto della Supercell. Da livello 3, 4 e 5 comincia a utilizzare delle frecce infuocate che non tutti notano. A livello 6 passano ad utilizzare delle frecce viola con una scia azzurra.
E infine al livello 7 utilizzano delle frecce la cui scia è sicuramente molto più netta ed è viola anche questa, quindi diventa un tutt'uno con la freccia. La decima e ultima curiosità sull'arciere riguarda il suo marsupio, che per chi non l'avesse mai notato si trova sulla sua cintura. Tutt'oggi rimane un mistero che cosa diavolo ci sia all'interno di quel marsupio, ma è piuttosto grande, quindi qualcosa ci deve essere. E io ho ipotizzato che all'interno di quel marsupio ci potesse essere una cacca. No, guardate che è una cosa seria, non sto scherzando. In tempi medievali, penso che molti di voi lo sapranno, si intingevano le frecce nella cacca o altri materiali che potessero creare infezioni a chi veniva ferito dalle frecce. Quindi anche se la freccia veniva rimossa, al nemico rimaneva un'infezione. Se qualcuno di voi ha delle idee più assurde di questa, vi prego scrivetemelo nei commenti, perché ho deciso che il commento più bello e divertente su questa domanda, cosa ha l'arciere all'interno del suo marsupio, lo andrò a salutare e logicamente leggerò il suo commento nel prossimo video. Con questo ragazzi è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto. Prima di salutarvi voglio ricordarvi che nel video precedente ho salutato Matteo, ma non solamente perché era in ospedale, tra l'altro Matteo ti risaluto. Posso salutare tutti quanti, semplicemente per essere salutati non basta scrivere un commento qua sotto, ma datemi una foto, cosa ne so, un selfie, piuttosto che un disegno sulla pagina Facebook e vi mostrerò appunto con questa immagine. E con questo ragazzi è tutto, io vi ricordo che questa sera, come tutte le sere, sono in live su Twitch dalle 9 alle 10 e mezza, trovate qua sotto il link. Io come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date in ogni video, spero che vi vada di condividerlo, perché ho visto delle condivisioni sotto questi video, in effetti molte hanno notato che richiedono più impegno, però veramente voglio ringraziarvi come al solito. Con questo ragazzi è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ragazzi!